Avevi una prima volta migliore, immagino. Sicuramente sì, speravo in un risultato molto più positivo, anche se insomma, secondo me la squadra in alcuni frangenti della partita si è espressa bene, ha cercato e ha creato qualche occasione da gol, o per sfortuna il gol su fuorigioco e tante altre occasioni non sfruttate, direi in maniera molto... Abbiamo sbagliato delle palle molto facili nella conclusione, però devo dire che la squadra insomma fino alla fine, a parte qualche ripartenza di alcuni giocatori loro, che tra l'altro erano tutti quanti messi bene in campo dietro, direi che non posso dire niente, anzi fino alla fine ha cercato di risultato e insomma, penso che tutti abbiamo visto. È logico che mancano i punti importanti, però insomma non disperiamo, abbiamo a disposizione altre partite. Dobbiamo migliorare tantissime cose sicuramente, però possiamo partire dallo spunto dell'atteggiamento buono della squadra che fino alla fine ha cercato appunto di fare gioco e di vincere questa partita. Certo, è una partita comunque da vincere, insomma, ecco per quello che... Ovvio, certo, è da vincere, perché insomma si guardi la classifica e difficoltà, ma poi ogni partita comincia sempre da 0-0, ogni partita ha la sua storia, quindi diventa, insomma, per chi l'ha vista, secondo me, insomma, abbiamo provato in tutte le maniere di poter vincere questa gara. Non avessimo avuto nessuna occasione da gol, sarei anch'io a dire sì, effettivamente non aveva creato neanche un tiro in porta, ma insomma mi sembra che per imprecisione o per fortuna loro, per colpa nostra, non siamo riusciti a fare gol in quelle occasioni che abbiamo avuto, anche abbastanza importanti. Però è mancato un po' di continuità, un po' di ritmo alla... In alcune frangenti sì, anche perché mi ha speso tanto, perché il gioco l'abbiamo imposto subito noi, perché logicamente loro partivano, a parte un po' l'inizio, che ha cercato di pensare alto, però poi insomma erano in nove davanti all'area di rigore, quindi facevano fatica a trovare gli spazi. Abbiamo creato, nonostante questo, come dicevo prima, qualche occasione, però insomma è logico che poi i ritmi, a tenere 90 minuti su questi ritmi qua, cercando di fare movimento quando una squadra è già piazzata e a dispendere energie maggiori rispetto a una squadra che è un po' più aperta e qualche contropiede, insomma. Però siamo calati un po' nel resto, come penso sia le partite, il ritmo cala un po' in tutte le partite nel secondo tempo, nella finale del secondo tempo, però qualche spunto l'abbiamo avuto e peccato, insomma, dobbiamo sfruttare meglio sicuramente qualche palla inattiva, qualcosa da migliorare, però qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Ecco, dal punto di vista fisico come trovate la squadra? Ma abbastanza bene, devo dire che hanno lottato il primo tempo molto bene, poi il secondo tempo è uscito un po' di stanchezza, però devo dire che hanno giocato alla fine col cuore, sono trovate alcune ripartenze, quando ci difendevamo, che c'era solamente Giordani avanti, in 3-4 giocatori sono ripartiti, quindi devo dire che la volontà di poter ribaltare questo risultato e dell'importanza della gara, i ragazzi erano consapevoli e ci hanno provato fino alla fine. Quindi devo dire che insomma più sommato dispiace per i punti, non per i tre punti, però insomma ripartiamo anche dalle cose belle che hanno fatto. Perché adesso c'è una pausa, poi sono un aspetto positivo, questo c'è un'altra pausa. Per il tuo lavoro oppure per il mio lavoro? Sicuramente sì, anche la pausa, probabilmente quando 15 giorni possono essere favorevoli, però l'aspetto della gara è sempre importante, quindi il ritmo della gara, però insomma devo dire che questi giorni probabilmente mi dà la possibilità di recuperare alcune pedine fondamentali per questa squadra. E penso che valuteremo gli infortunati di oggi e quindi abbiamo qualche possibilità per recuperare giocatori, come dicevo prima, importanti. E in questo momento fa bene, oggi non ho sprecato, c'è stato un dispendio di energia importante e quindi avremo modo di recuperare al meglio per la prossima partita. Una cosa, in due settimane quanto puoi dire di aver trasmesso questa squadra? Immagino poco ancora, insomma, devo dire che insomma in alcuni momenti l'atteggiamento mi è piaciuto molto, perché io abbiamo cercato di conquistare subito palla e di gestirla. Dobbiamo migliorare su alcune cose, quando trovi una squadra piazzata devi migliorare con il movimento,
quando c'è stata la possibilità, in alcune giocate importanti le abbiamo fatte, abbiamo mandato gli attaccanti o comunque le mezzali alle conclusioni, quindi insomma per quelle cose lì qualcosa è entrato, però ripeto, era più importante, nonostante il risultato, l'atteggiamento che la squadra secondo me poi alla fine ha avuto, è stato positivo.